Bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Più che altro benvenuti. Oggi siamo di nuovo in Parliamoci Su, perché è giunto il momento di parlare della PS5. Sono preso un filino più di tempo rispetto all'Xbox per parlare della PS5. Uno, perché ho avuto problemi con la fotocamera. Due, perché sono voluto studiare un po' di più questa console, perché effettivamente c'erano un paio di cose da dire. È una console che mi è piaciuta tanto. È una console che mi è piaciuta proprio tanto, sia lato effettivo estetico da soprammobile che effettivamente prestazionale come contenuto. Ci sono un paio di cose che mi hanno fatto storcere il naso e adesso ci arriviamo, perché comunque non è una console al 100% top. Potrebbe diventarlo magari con dei update software / hardware, in caso magari uscisse qualche versione leggermente migliorata, perché come ben sapete io ho la versione Day One, quindi comunque come tutti gli esperimenti diciamo che li fanno sulle console Day One, quindi non ho la certezza di avere la console effettiva al 100%. Cioè ce l'ho 100%, però eventualmente se c'è qualcosa che non si sono accorti o qualche problema di sistema o roba del genere, subito casca a quel che hanno dei One come me. Allora, la prima cosa di cui vorrei parlarvi è la memoria. Perché allora, la memoria dichiarata è 1 tera, che poi in verità sono 800 giga. L'hanno arrotondato a 1 tera, però comunque sono 800 giga. Di cui 200, poco meno di 200 se li mangia il sistema operativo. E quindi sono sì circa 620 quelli effettivi dove storeggiare i nostri giochi, i nostri salvataggi, screenshot e tutt'altro. Io l'ho riempita praticamente 2 giorni dopo l'uscita, perché comunque per provare un paio di giochi subito si è andata a riempire. Ci sono varie cose che si possono fare, come ad esempio installare un hard disk esterno tramite USB nella porta frontale o posteriore. Io consiglio quella posteriore per un lato estetico e per un lato funzionale, perché dovrebbe girare meglio rispetto a quella frontale, che dovrebbe essere ottimizzata per la ricarica del controller, ma questa è un'altra storia. Però questo hard disk esterno qua si può mettere da quanti tera si vogliono, ma purtroppo non è ottimizzato per i giochi PS5, quindi in questo hard disk qua potremmo mettere tutti i tera che vogliamo, possiamo mettere solo giochi PS4, di quelli versione disco, versione digital, solo quelli PS4. Per ampliare l'archiviazione della PS5 lato giochi PS5 si può smontare una delle parti laterali che nasconde uno slot per un SSD NVMe, attualmente non attivo lato software. Quindi volendo possiamo già installarla, ma non è attivo lato software, quindi noi non possiamo effettivamente installarci roba sopra per il momento. Verrà attivato in un secondo momento e lì poi potremo mettere 1-2 tera e installarci effettivamente i giochi PS5. Ovviamente c'è un prezzo maggiorato, perché comunque la SSD NVMe non è economica, quindi è una scelta da ponderare anche bene. Non ci sono possibilità di cose proprietarie di Sony come ha fatto Microsoft, niente slot apposito, no, c'è queste due possibilità qua, ma c'è anche la possibilità di installare i giochi spezzettati, come su Xbox. Gli sviluppatori a loro scelta ci possono dare la possibilità di installare il loro gioco in parte, tipo per dire COD, o installo il multiplayer, o la storia, o installo tutto. Per la maggior parte dei giochi si può scegliere il pacchetto lingue da installare, quindi non avere tutte le lingue del gioco installate in quel momento lì, quindi risparmiamo qualche giga. Possiamo installare magari in alcuni giochi che magari hanno la campagna più lunga, si possono installare le campagne a pezzi, tipo magari divise in parti, quindi GG. Quindi questo ci va un filino più incontro. Poi bisogna ancora andare sempre incontro a questa storia della memoria, perché comunque bene o male finisce comunque, è così, se la vi. Quello di cui vorrei parlarvi adesso sono i servizi, perché è un'altra nota dolente i servizi, perché da passaggio PS4 PS5 o comunque tutto il periodo di PS4 non c'è stato niente di nuovo e continua tuttora a non esserci niente di nuovo, e quindi non sempre conviene effettivamente spendere dei soldi per i servizi di Sony. Per quanto io sia rimasto entusiasta dei servizi di Microsoft Xbox, soprattutto il Game Pass, sono altrettanto demoralizzato da come stanno andando i servizi di Sony, perché alla fine abbiamo il PlayStation Plus, paghi 60 euro l'anno per avere la possibilità di giocare con i tuoi amici online e qualche giochino così alla buona ogni mese, che ogni tanto ti danno delle AAA esclusive,
altre volte no, quindi non conviene sempre tantissimo. Hanno deciso di fare per gli utenti PS5, abbonati al PlayStation Plus, questa PlayStation Collection che ti dà già dei titoli PS4, quindi nessun titolo PS5, dei più di rilievo nella storia di PS4, cioè tra soprattutto esclusive Sony, ma comunque altri giochi tipo un Call of Duty Black Ops 3, un Monster Hunter World, comunque giochi che non sono esclusive, ma comunque sono stati giocati proprio tanto negli anni. Però purtroppo anche lì è limitativo, cioè questa cosa qua non si aggiornerà, non si sa quanto durerà, chi se li ha presi bene, chi non se li ha presi si attacca e niente, finisce qua. Va già bene che non è un abbonamento ulteriore, ma è compreso nel PlayStation Plus, almeno quello. Poi c'è l'EA Play, che è la stessa identica cosa sia su PC che su Xbox, ne ho già parlato anche nel video su Xbox Series X. Semplicemente un abbonamento, qua non è incluso, va pagato a parte, che racchiude i giochi, i titoli EA, Need for Speed, FIFA, Madden, queste cose qua. E economico, secondo me è economico per quello che offre, sono circa 25 euro l'anno, quindi di meno di un prezzo di un singolo gioco. E si aggiorna, comunque questo si aggiorna col catalogo EA, ovviamente con l'abbonamento di DLC non sono inclusi, quindi per giocare DLC quelli dovrete acquistarli voi. Quindi nel momento in cui voi acquistate DLC, non pagate poi più l'abbonamento, vi ritrovate DLC senza il gioco, quindi anche lì non so quanto ne valga la pena. Fino in fondo, ovvio, rinnovando l'abbonamento poi riavrete il gioco con i vostri salvataggi tutto un po'. Però. E poi c'è il PlayStation Now che rimane sempre un po' meh. L'ho provato, appena uscito, l'ho provato un po' di tempo dopo. Bello, fino a un certo punto. Ha una collezione di abbastanza vasta che permette di giocare alcuni giochi in streaming, altri scaricandoli nella console. Ci sono titoli PS1, 2, 3, quindi non solo PS4, non solo PS5. Anzi, per il momento, se non sbaglio, non ci sono giochi PS5. Un abbonamento mi sembra da 45 euro l'anno adesso, perché l'hanno abbassato di tanto. Forse perché adesso era in sconto per il Black Friday, adesso non hanno i prezzi corretti, quindi non saprei dirvi. Però non c'è comunque granché, ci sono tanti bei giochi, molti di quei giochi sono stati dati col PlayStation Plus, altri sono nella PlayStation Collection. Cioè, secondo me conviene solo per giocarsi i titoli PS1, 2, 3, tipo c'è tutta la saga di God of War, cioè, se non sbaglio c'è tutti i Killzone, quindi comunque per se si vuole giocare una saga che è comunque anche abbastanza indietro negli anni, si può fare, però va valutato comunque anche questo abbonamento qua, questo servizio, perché alla fine non è al massimo di quello che offre. Parlato di queste cose qua, vorrei fare una parentesi per quanto riguarda il design della console, come è strutturata, come gestisce le temperature, il rumore. Allora, il design, come potete vedere anche qua alle mie spalle, è bello, secondo me è proprio bello. È un po' troppo grossa, sì. Farà fatica a installare i mobiletti di tanta gente? Sì, io ho problemi a farla stare nel mio mobile TV, questa è un'altra storia. Però abbiamo comunque un airflow molto buono, temperature che si gestiscono molto bene, anche durante lunghe sessioni di game che ho fatto il rumore non era elevato, ma era costante come appena accesa. Le temperature sono ottime, perché comunque dopo anche lunghe sessioni non si è scaldata più di tanto, si è scaldata secondo me il giusto, perché non si può chiedere a un sistema senza raffreddamento liquido di non scaldare. Però comunque ha un ottimo airflow. Il rumore quindi rimane anche contenuto, perché le ventre non girano di più. Però c'è un problema, perché chi come me ha preso la versione col disco dovrà andare incontro al problema del disco, che fa rumore, molto rumore. Appena inserito, al momento di un aggiornamento, al momento della copia del file, al momento dell'avvio, ci sono queste cose qua che parte proprio a palla e fa un casino allucinante. Poi si stabilizza e non lo senti più. Tipo adesso c'è un disco dentro, la console accesa, non si sente. Anche durante il game non si sente, ogni tanto parte in qualche circostanza, però è accettabile secondo me. Cioè io sinceramente mi accollo questo fastidio qua, perché comunque a me piace avere i giochi in disco. Poi sono scelte un po' per tutti. Ognuno valuterà bene cosa vuole fare, se prendere la versione digital o se prendere la versione disco. Penso che abbiamo già fatto un po' tutti in previdenza di chi è riuscito a prenderla o chi cercherà di prenderla in futuro, avere già le idee molto chiare su cosa fare. La grafica è una cosa che mi ha colpito. Mi ha colpito perché secondo me rispetto a Xbox Series X si vede di più il salto generazionale tra una console e l'altra.
L'ho provata con Spider-Man Remastered, l'ho provata con Demon's Souls, l'ho provata con Call of Duty Cold War, l'ho provata con Watch Dogs Legion, Need for Speed Heat. Sono molto molto sorpreso da far dire Remastered, quello sì, ma ne parlerò tra poco. I giochi hanno un'ottima texture grafica, sono riusciti a coniugare bene prestazione e qualità. Non hanno inefficiato in uno o nell'altro per avere qualcosa in più, quindi ne sono piacevolmente contento. Demon's Souls mi ha colpito sia a tempi di ricarica che come grafica, come frame rate. Adesso devo ancora provarla bene con a 120 Hz, perché non sono ancora riuscito a provarla a 120 fps, 120 Hz, però ci voglio proprio mettere le mani su. Anche per Serie X voglio provarle bene questo 120 Hz in 4K come va. Invece, parlando della remastered, per il momento c'è un'effettiva remastered, che è quella di Spider-Man, che già è un titolone. Io mi ricordo che nel 2018, circa 2 anni fa, perché comunque era fine 2018, fui sorpreso dalla qualità che avesse questo gioco qua graficamente e prestazionalmente. Adesso l'hanno migliorato tantissimo con la remastered, introducendo supporto al DualSense, migliorando le texture, migliorando il frame rate e la stabilità, dando la possibilità di trasferire i dati dal gioco, dalle salvataggi PS4 e PS5, perché comunque parliamo di un gioco a sé, è come se fosse tutto un altro gioco, quindi hanno dovuto integrare poi con un update successivo la possibilità di trasferire i dati di salvataggio da uno all'altro. Quindi GG Sony, GG Insomniac, avete fatto un lavorone sinceramente. Allora, vorrei ancora parlarvi delle periferiche, perché come ben saprete il DualSense è stata, diciamo, la più grande novità di questa PS5, no? Questo controller con sistemi di vibrazioni separati in zone, trigger adattivi per la gestione dei grilletti in maniera più realistica, e cambia effettivamente tutta l'esperienza di gioco che noi possiamo normalmente fare durante la nostra sessione, soprattutto con i giochi, con alcuni giochi. Ad esempio, quello in cui sono stato più sorpreso è il Sparatutto, per dire, Call of Duty. Lì mi sono proprio divertito e mi ha cambiato proprio tutto lo stile di gioco, tutta l'esperienza di gioco in sé me l'ha cambiata completamente, e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Come vedrete adesso schermo, comunque ogni arma, ogni modo in cui si gioca cambia completamente la gestione del grilletto, la resistenza del grilletto, il feedback che dà, il ritorno. E secondo me è una grandissima figata, a me piace un casino. La vibrazione mi è piaciuta tantissimo in Spider-Man, quando oscillavo tra i palazzi con le ragnatele cambiava completamente la vibrazione, mi dava proprio la sensazione del destra-sinistra, molto molto figo. Questo DualSense qua ha anche come feature il microfono integrato. Se abbiamo per caso delle cuffie senza microfono, almeno adesso non abbiamo più la necessità di acquistarle per forza col microfono, però si può usare benissimo quello integrato, il DualSense. Quindi GG Sony, avete fatto secondo me un controller perfetto, perché comunque avete migliorato il DualShock 4 in tutti gli aspetti, facendone anche un redesign, perché comunque c'è stato un redesign vero e proprio, che secondo me ci voleva, perché migliora il grip, migliora l'impugnatura, dà un feedback migliore proprio anche a tenerlo in mano e a usarlo anche in lunghe sessioni di game. Ciò non toglie che non si possa usare il DualShock 4, però purtroppo dà problemi con i giochi PS5, perché sono ottimizzati per il DualSense. Quindi se volete usare il vostro DualShock 4 sulla vostra PS5, potete farlo solo con i titoli PS4. Però è già qualcosa, almeno si può usare. Per il resto rimane il DualShock 4 normalissimo, che ormai conosciamo da una vita. Poi c'è un'ultima periferica di cui voglio parlare, che sono le cuffie di Sony lanciate al Day One di PS5, che sono le Pulse 3D, che danno un'esperienza audio completamente buona, ben fatta, diversa dalle cuffie della generazione scorsa di Sony. Costano 100 euro e non è tanto, non è poco. Sono di una buona fabbricazione, comode, anche tenerle addosso a lungo tempo sono comode. Hanno un'ottima qualità audio, una separazione stereo surround proprio 3D, tridimensionale, che dà un effettivo senso di immersione nell'audio.
che secondo me fanno un'ottima accoppiata col DualSense. Io quindi consiglio vivamente a chi si compra PS5, se ha l'occasione di comprarsi anche queste cuffie qua, che secondo me sono un'altra grandissima feature della PS5 di questa generazione qua, lato Sony. Quindi, GG. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare è l'applicazione PlayStation App, che ha subito un completo redesign in tutti i suoi aspetti, ha ricevuto delle feature migliorate, assomiglia molto di più come utilizzo a quella di Xbox che vi ho fatto vedere nello scorso video, perché qua abbiamo comunque una home page che ci dà delle informazioni in base tipo a cosa stanno giocando i nostri amici nel PlayStation Network, giochi e trofei, cosa sono le ultime cose che abbiamo giocato, i trofei che abbiamo guadagnato. Poi abbiamo successivamente nel lato superiore la possibilità di visionare tutta la nostra lista amici, divisa in online e in offline, la possibilità di scrivere ai nostri amici, mandare messaggi che in qualsivoglia modo per dire ciao, sei in un video, per dire. Adesso questo era Burghi che si ritroverà questo messaggio qua. Comunque possiamo comunque gestire il lato social della console, anche il lato smartphone. Abbiamo un Esplora che non è nient'altro che una sezione notifiche in cui ci danno delle news su degli update, eventi, giochi, l'abbonamento PlayStation Plus, per dire qua vediamo i giochi di dicembre del 2000, di dicembre di quest'anno. Le novità ufficiali, comunque vedete che ha degli aggiornamenti, ha delle spiegazioni. Store, possiamo acquistare i giochi, riscattare quelli degli abbonamenti, possiamo vedere, per dire, su qua ci sono gli sconti del Black Friday, quindi possiamo visionare quali giochi sono in sconto per il Black Friday. Possiamo andare a vedere la nostra raccolta completa di tutti i titoli digitali che abbiamo e non, con relative informazioni sul titolo, pubblicazioni, informazioni, come si può giocare, con chi si può giocare, e le varie circostanze, lingue, audio, comunque tutta la descrizione, come se fosse la raccolta di PlayStation, che ci dà la possibilità di visionare tutte le informazioni che vogliamo. E poi c'è una sezione cerca per cercare direttamente dei giochi, cercare direttamente dei giocatori a cui magari vogliamo scrivere, a cui vogliamo avviare un party, perché qua c'è anche la possibilità di avviare un party vocale da smartphone. Quindi non siamo più tenuti a stare su console per parlare con i nostri amici su PlayStation. Ovviamente, dalla raccolta, i giochi che vediamo possiamo o avviarli da remoto in caso siano già installati sulla console, o metterli a installare in caso non lo siano. Per dire, io apro con Destiny, mi dice scarica nella console, perché ovviamente Destiny 1 non ce l'ho scaricato. Watch Dogs Legion, che ce l'ho scaricato, mi dice gioca sulla console, quindi avete capito che c'è questa varietà di cose da fare. È un'app bella, mi piace come design, funzionalità, funziona bene, non dà più problemi come una volta io mi ricordo che crashava ogni 2x3. Hanno fatto un lavorone, secondo me hanno sistemato molte cose in cui peccavano da questo lato qua, perché comunque Microsoft era molto più avanti da questo lato qua, adesso non ci sono messi in pari. Quindi GG Sony, ottima gestione dell'applicazione anche lato mobile della console. Niente, io comunque vi ho parlato bene o male di tutto come la pensavo lì, tutti i miei punti critici che secondo me peccava questa console qua, i vantaggi che secondo me dava verso l'altra generazione. Io quindi vi ringrazio per aver visto questo video qua, ci vediamo su Twitch, mi raccomando ci sono i social in descrizione, anche il link di Twitch. Se non l'avete fatto guardatevi anche il video della Xbox Series X, così avete magari un confronto vero e proprio. Passate magari anche in descrizione del mio podcast, che ho iniziato a girare un podcast con degli amici, quindi voglio magari avere un feedback anche da parte vostra. Niente, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ovviamente.